diceva Luca, è cambiata la televisione, no? Quindi noi abbiamo iniziato, come si diceva prima, a prendere in giro un po' le reti generaliste, così, no? Adesso invece questa offerta immensa di piattaforme che ci è anche servita, perché comunque noi abbiamo sempre detto, ah, in America la sanno fare, ah, in Inghilterra, la... poi abbiamo visto, non è vero, anche loro non le sanno fare, spesso. Per cui questo ci ha galvanizzato in qualche modo. E quindi ci siamo ritrovati, tutto sommato, a prendere in giro, un po' a prendere in giro quelle situazioni, quindi non precisamente una rete o una piattaforma, quelle situazioni dove le cose vengono fatte così, un po' come le facciamo noi di Boris, ecco, diciamola, la cazzo di cane, ecco. Allora, Valerio, io direi di procedere senza mi fate fare l'appello e guadagniamo tempo, prego. Che devo dire? No, quello che vuoi rispetto a questa esperienza, cos'è? No, io posso dire solo che mi sto a cagare sotto perché andremo all'inferno davvero, secondo me. Ma solo per la quarta, poi dalla quinta alla sesta noi ritorniamo in paradiso. C'è il mio, attaccato. No, io sono contento, insomma, che anche grazie ai telesceneggiatori noi continuiamo a rappresentare il peggio dell'Italia. Però in senso positivo, nel senso che noi siamo sempre stati dipinti come il Titanic della sceneggiatura, ma in realtà noi siamo come personaggi, in realtà hanno un potenziale di grandissimo talento, però vince sempre lo spaghetto con le vongole a fregene a pranzo nei giorni feriali, per Ma cui... perché mi guardi a me, scusa? No, tutto questo è massimo. No, è stata da parte emozionante, bella, divertente, anche un'esperienza malinconica, ovviamente. E a parte l'assenza di Mattia, l'assenza di Roberta Fiorentini, forse un applauso sicuramente. Una frase di Pietro, gli ho sentito dire, la faccio mia, scusa Pietro se te la rubo, ma è mancato secondo me proprio la sua nota, lo strumento all'interno dell'orchestra. Però speriamo che l'orchestra sia stata abbastanza forte. E soprattutto vederci così più vecchi tutti, qualcuno di noi era già vecchio 20 anni fa, alcuni invece sono invecchiati, però bello, ci sta questa malinconia, quindi con questa nota adesso un minuto di silenzio. No, non abbiamo abbastanza tempo per un minuto di silenzio, facciamo un'altra volta. Prego, saltiamo i due autori. Sì, infatti vi salto gentilmente. No, ecco, che non si dica che l'abbiamo fatto per il mutuo. Sono passati 10 anni, abbiamo tutti perso la casa. No, io ero molto quando me l'hanno detto, prima non ci ho creduto, è stata la rottura di un tabù, perché la quarta serie di Boris è appunto una... Poi molto spaventato che rivolessero Mariano dentro, perché è un personaggio archiviato felicemente insieme a padre Gabrielli, che sembra sia effettivamente morto, non lo vedrete in questa stagione. Poi invece ci siamo messi, so molto poco della storia perché Mariano è una specie di per fortuna degli altri, di mondo a parte. Mi ha divertito, pensato con loro che oggi sia uno psicopatico di successo, sono passati degli anni, prima era uno psicopatico triste, adesso è uno psicopatico di successo. Ma che comunque non poteva mancare in una cosa come la vita di Gesù, perché è un esperto ed è uno appunto che sostiene che la vera vita di Gesù comincia dopo, cioè comincia, poi c'è il Texas, una serie di avventure, per cui è anche stato un consulente, insomma, ha avuto un ruolo significativo. Per noi, credo per tutti, è stato bello riappropriarsi di un personaggio che non puoi ripetere da nessuna parte, non puoi riproporlo mai. Quindi, dopo 15 anni, ritornare a risvegliare quella cosa addormentata dentro di te, di me, è stato bello, emozionante.
È stata proprio un regalo la quarta stagione, ma per noi un regalo, perché ci siamo rivisti tutti insieme, abbiamo rigiocato e ho capito, questo l'abbiamo detto più volte, che c'è una sorta di pulsantino che tu spingi e noi ritorniamo esattamente in Boris nelle stesse modalità, perché gli vogliamo bene a questi cialtroni, c'è poco da fare, e quindi almeno io sono molto felice. Io mi sono riappassionata da fan vedendolo durante la quarantena, tutto insieme, come finalmente sono riuscita a fare, perché avevamo sempre visto un po' in modo disordinato, e quindi sono, diciamo, tornata vedendo, conoscendo molto meglio i personaggi, tra cui il mio, e quindi mi sentivo ancora più a casa. E poi mi è piaciuto molto il fatto che questi sono essenzialmente dei boomer che arrancano davanti alla novità, alla tecnologia e alcuni meglio, alcuni peggio, mentre prima erano i maestri, i gran maestri della merda, adesso devono confrontarsi con qualcosa di nuovo. Questo è stato veramente molto divertente. E poi avete visto soltanto le prime due puntate, quindi non sapete che quello che veramente vi stupirà della vita di Gesù sarà la fotografia. Grazie maestro per queste parole. Un senso di grande tenerezza, di una gioia infinita di tornare a giocare come avevamo fatto. Biascica ancora non ha capito che cos'è una piattaforma, pensa a figure geometriche, l'unica cosa che riceve sono degli ammonimenti su tante cose che non si possono fare, e questa cosa a lui lo manda completamente in tilt, e questo fa parte di quella tenerezza del personaggio e di tutti questi esseri umani strani che abitano questo microcosmo che è Boris. Volevo solo citare un altro che è mancato, che è il dottor Cane, Arnaldo Ninchi, era un grandissimo attore di teatro, che accettò al tempo di fare Boris senza essere mai inquadrato. Questo dà la misura di quello che Boris è per tutti noi. Sì, ha ragione quello che dice Nini Bruschetta, che vi stupirà la fotografia, ovviamente non è merito suo. Comunque sì. La politica ha vinto, la politica fa parecchie ingiustizie. Sì, Arnaldo Ninchi, è giusto ricordarlo, è stato poi come personaggio rimpiazzato da un'entità con cui si avrà a che fare, diciamo. E poi sì, è stato molto, molto bello, ma era come ricominciare dopo 15 anni, dopo pochi giorni. È stato incredibile quella sensazione. E poi volevo girarvi una domanda, in realtà, perché questo secondo boom che c'è stato sulle piattaforme, che ha coinvolto una generazione ovviamente molto più giovane, che probabilmente non conosce, non bazzica la televisione generalista di 10 anni fa, perché si è appassionata così tanto? Non conosce, io non ho una risposta, ce l'ha Pietro. Io tantomeno, mi sembra un modo fantastico di chiudere questo, lasciare aleggiare questo interrogativo su questo. Grande, cioè, adesso ti puoi anche togliere la calotta. Esatto. No, è un bellissimo interrogativo che poi ognuno di noi nella propria apertura interiore possiamo farci un convegno quanto prima. C'è...